In questo tendone, Francesca Fellini ha scelto di girare il suo cortometraggio in omaggio al suo grande zio, Federico Fellini, per il centenario della sua nascita. Zio Federico aveva un sogno, quello di fare un film di animazione. Io ho esaudito questo suo desiderio in questo tributo con la Fellinette e grazie ai ragazzi dello studio ibrido di Torino, capeggiati dalla straordinaria Linda Kelvick, sono riuscita a portare in vita, in animazione, il disegno della Fellinette che lo zio Federico mi ha fatto in un pomeriggio del 71 dopo una passeggiata sulla spiaggia. Questi ragazzi sono riusciti a dar vita e a dare la tridimensionalità alla Fellinette e ai clown che lo zio Federico, nell'epoca nella quale girava i clown, mi aveva fatto questi disegni straordinari che sono e resteranno sempre una delle cose più belle che lui mi ha lasciato. L'animazione si sposa perfettamente con la live action, con gli attori che ho scelto, con Milena Vukotic, con Ivano Marescotti e con Sergio Bustrich. È una perfetta fusione. Beh, devo dire che sembra magia. Cos'hanno di diverso i ragazzi di oggi con quella bambina sulla spiaggia di Rimini durante una giornata col mare d'inverno? Beh, devo dire tutto, perché in quella giornata, in quel tempo, nel lontano 1971, c'era la semplicità, il profumo di assaporare un pomeriggio anche con un parente, come era lo zio Federico, tornare a casa, la cioccolata preparata dalla mamma, il piacere di vedere un disegno che prende vita da un quadernino. Sì, la semplicità delle cose. La città di Rimini è molto importante nel cortometraggio La Fellinette, soprattutto perché è stata la fonte di ispirazione principale. È infatti in una giornata d'inverno dei primi anni 70 che Federico Fellini regalò a sua nipote Francesca un disegno che la ritraeva bambina. E questo ricordo, così lontano nel tempo, così distante, è come riverberato attraverso gli anni ed è giunto fino a noi, quasi da fare a cornice con le sagome dei palazzi e quella soprattutto del Grand Hotel che si intravede lontana laggiù sulla spiaggia, al sogno della piccola protagonista. Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ci aspettiamo che la Fellinette prosegua il suo viaggio intorno al mondo, tra festival e rassegne, magari in associazione con i capolavori del maestro Fellini. Lo zio Federico era un visionario, il re dei visionari. Ed è questo che io dico ai giovani quando li incontro nelle scuole in giro per il mondo. Innamoratevi del cinema di Federico Fellini, perché Federico Fellini è stato definito il Picasso delle immagini in movimento. Tutta la sua opera è tra sogno e realtà. E c'è questa bellissima metafora: il visionario è l'unico realista.